arbusto inizierà a cadere, lui dovrà cadere sotto, però questo arbusto emette del miele, ci sono delle gocce di miele che escono da questo arbusto e queste gocce di miele gli vanno in bocca. Ora, lui in quel momento lì, quando riceve il miele in bocca, è contento e la storia finisce qua. La storia finisce qua. Cosa significa questa storia? Significa che questa è la nostra vita, che questa è la vostra vita. Noi siamo, diciamo, noi siamo da una parte abbiamo una belva, dall'altra abbiamo un drago e l'unica cosa che possiamo fare è goderci quella goccia di miele che la vita ci dà. Quella goccia di miele è la vita, diciamo, è la vita. Quella goccia di miele è la vita. Se voi sprecate anche quella goccia di miele, non vi resterà più niente. Quindi quell'unica goccia di miele è la vostra vita. E la durata della vostra vita è una goccia di miele, che però quella goccia di miele potete godervela. E poi inesorabilmente finirete, diciamo, finirete praticamente. Salutiamo anche Erodica, finirete praticamente, la vostra vita finirà. Però non dovete perdervi quella goccia di miele, perché quella goccia di miele è quella cosa, è quell'essenza, diciamo, che dà un significato alla vostra vita. L'unico significato della vostra vita è quella goccia di miele. E se voi passate del tempo con delle persone negative, passate del tempo con delle persone che non vi danno quello che volete, vi sprecherete anche quella goccia di miele, non riuscirete neanche a mangiarvi quella goccia di miele. Quindi questo è il nostro dovere è mangiarci quella goccia di miele. Quindi questo è il concetto fondamentale. Quindi noi dobbiamo imparare quindi a ricordarci che abbiamo il diritto di essere felici. Abbiamo il diritto di essere felici, quindi dobbiamo apprezzare la nostra unicità, dobbiamo apprezzare la nostra unicità e essere, diciamo, essere orgogliosi di quello che siamo. Ovviamente questo non vuol dire che non dobbiamo sviluppare, questo assolutamente non vuol dire che non dobbiamo sviluppare crescita, che non dobbiamo sviluppare miglioramento. Noi dobbiamo anche imparare a sviluppare la crescita, noi dobbiamo anche imparare a sviluppare il miglioramento. Quindi soltanto se riusciamo a sviluppare la crescita, soltanto se riusciamo a sviluppare il nostro miglioramento, saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi. E quindi dobbiamo per prima cosa imparare, diciamo, a riconoscere tutte le relazioni sbagliate, perché ogni giorno che passi, ogni momento che passi in una relazione sbagliata è un momento perso, è una frazione di miele in meno. E quindi non sperare di cambiare le persone, tu puoi solo cambiare te stesso. Se qualcuno è una persona tossica e qualcuno è una persona che non ti va bene, devi levartela dai coglioni. Devi assolutamente levartela dai coglioni. L'amore da solo non basta. L'amore è importante, ma non è tutto. Voi pensate che l'amore sia tutto, invece l'amore non è tutto. L'amore è soltanto una piccola parte della vita. È una relazione, è meglio avere è meglio essere senza amore che stare con un amore sbagliato. Quindi questo è il concetto di fondo, no? E quindi nel momento in cui una persona si allontana da voi, pensate che ha il cervello di una rana bollita. Al cervello di una rana bollita, elevatevelo dai coglioni, elevatevelo dai coglioni. Le fiamme gemelle non ti fanno crescere con la sofferenza. Le fiamme, no, queste sono le fiamme gemelle non ti fanno crescere con la sofferenza. Con la sofferenza, Leslie, crescono. Diciamo, con la fiamma gemella non genera sofferenza. L'anima gemella, perché può avere un rapporto karmico distonico, può generare sofferenza, ma la fiamma gemella è una persona che viene in soccorso quando ne hai bisogno. E questo è un punto fondamentale. L'amore è, come dire, è la proiezione, come dice giustamente Crazy Robby. L'amore è la proiezione di quello che noi siamo dentro, fondamentalmente. Noi fuori possiamo sperimentare soltanto ciò che siamo dentro. Quindi,
È